è una storia, come vi dicevo, che piccola ma grande insieme, perché è la storia di una persona uccisa a 29 anni, il padre di una bambina, che aveva una sua vita, naturalmente, aveva una vita privata e aveva una vita politica, calata in quel momento, che era un momento molto vivace e anche molto violento. E però è anche una storia di questo paese, di un paese che comincia più o meno sul finire degli anni 60, quando i movimenti studenteschi operai rivendicano diritti, scendono in piazza dopo il boom economico degli anni 60, chiedono di partecipare con maggiore presenza e con maggiore efficacia alla gestione della società. E tutto questo porta a una spinta di cambiamento che per altri versi viene contrastata, e viene contrastata anche con episodi di violenza indiscriminata, come sono state le stragi. L'Italia è un paese molto particolare, la storia dell'Italia del dopoguerra è una storia che ha molte peculiarità, perché è un paese che tra la divisione del mondo tra est e ovest successivo alla seconda guerra mondiale fa parte dell'ovest, cioè fa parte dell'occidente, governato essenzialmente dal Partito della Democrazia Cristiana, che è un partito di ispirazione cattolica e molto legato agli Stati Uniti e quindi alle democrazie occidentali, però è un paese di confine, è un paese vicino all'est. Subito a est c'è la Jugoslavia, c'era la Jugoslavia che oggi si chiama in altri modi perché cambiato tutto anche lì, e poi tutto l'est europeo dove c'erano i regimi comunisti, ed era un paese dove c'era il più forte partito comunista dell'Occidente, che ha continuato a guadagnare consensi fino ad arrivare alle soglie della conquista della maggioranza, anche se poi non c'è mai arrivato. Ecco, di fronte a questi meccanismi, diciamo, di evoluzione della politica italiana, un'altra peculiarità che si è manifestata in Italia è stata quella delle stragi, a cominciare dalla strage di Piazza Fontana del 1969, di cui oggi possiamo dire che c'è una responsabilità dei gruppi neofascisti, anche del Veneto, in particolare del Veneto, che doveva rispondere a un progetto di stabilizzazione invece del sistema di potere che veniva messo in discussione dalle proteste e dalle rivendicazioni degli studenti e degli operai. E per alcuni anni, tra il 69 e il 1974, in Italia ci sono stati questi episodi stragisti dove venivano uccise persone a caso, sostanzialmente, perché le bombe venivano messe nelle banche, sui treni, nelle piazze, nelle stazioni ferroviarie, e perché poi ci sono quelle con tanti morti e tanti feriti, come Piazza Fontana, Piazza della Loggia a Milano, Piazza della Loggia a Brescia, la questura di Milano, il treno Italicus tra Bologna e Firenze. Però poi ci sono tanti altri episodi di più piccolo clamore, dove sono stati soltanto dei feriti oppure anche senza vittime, ma comunque tanti e tanti episodi, soprattutto di attentati dinamitardi, che servivano a incutere timore, e di solito poi venivano tutti questi episodi accompagnati da depistaggi che li attribuivano, tentavano di attribuirli all'estrema sinistra, in particolare al movimento anarchico. Tutto questo ha generato in una parte della cosiddetta sinistra rivoluzionaria, che nel frattempo teorizzava la rivoluzione ma ancora non aveva cominciato a farla, c'è stato qualcuno che invece ha detto: vabbè, adesso cominciamo anche a farla. E così sono nati dal 1970 in poi alcuni gruppi che hanno deciso di diventare clandestini, cioè le persone hanno cambiato identità sostanzialmente, sono sparite dalla circolazione, dagli ambienti che frequentavano normalmente, con documenti falsi, hanno cambiato città, hanno cominciato ad armarsi, hanno allestito degli appartamenti trasformati in basi operative, e da lì hanno cominciato a organizzare attentati, prima all'interno delle fabbriche sostanzialmente, perché le Brigate Rosse, che è il principale gruppo di questi del cosiddetto partito armato, diciamo, di questa galassia di organizzazioni armate,
Le Brigate Rosse nascono essenzialmente nelle fabbriche del nord, nel triangolo industriale tra Milano, Torino e Genova, e cercavano di reclutare soprattutto consensi e militanti all'interno del movimento operaio, perché era il punto di riferimento della la classe operaia, doveva in qualche maniera ribellarsi e conquistare il potere. Ecco, questa organizzazione armata, le Brigate Rosse, che è quella più nota anche perché è quella che ha fatto più danni, nel senso quella che ha caratterizzato maggiormente questa stagione, che per comodità e per assonanza con un film tedesco sugli stessi argomenti chiamiamo Anni di Piombo, con il titolo di un film tedesco. E le Brigate Rosse dal 1970 in poi cominciano appunto a fare attentati dinamitardi oppure agguati per ferire o rapire, fotografare con un cartello al collo e subito dopo rilasciare delle persone all'interno del mondo delle fabbriche, per rivendicare i diritti operai e per propagandare la conquista del potere da parte degli operai, sostanzialmente. Sono diventate un po', si sono autoproclamate, perché diventate l'avanguardia armata di chi doveva poi prendere il potere e rovesciare il sistema. Però poi è successo qualcosa. È successo che dalla propaganda armata all'interno delle fabbriche si è passati, anche perché nel frattempo l'evoluzione politica spingeva ancora di più verso una situazione di effervescenza, perché nel frattempo erano finiti i governi di centrosinistra, che non è il centrosinistra di oggi, era l'alleanza tra la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista. Finita quella stagione si cominciava a ragionare di un'alleanza invece tra la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, teorizzata soprattutto da Aldo Moro, che era il presidente della Democrazia Cristiana e che aveva un interlocutore in Enrico Berlinguer, che era il segretario del Partito Comunista. All'interno di questa nuova stagione politica, le Brigate Rosse decidono di spostare l'attenzione dalle fabbriche alle istituzioni e al movimento, cioè al sistema istituzionale. Cioè, è come uscire un po' dal nucleo in cui si sono costituite, dall'ambiente dove sono nate, per allargare la sfera d'azione e cominciano a fare azioni, per esempio, contro la magistratura, che è una delle istituzioni dello Stato. Per cui a maggio del 1974, per esempio, rapiscono il giudice Sossi a Genova, lo tengono sequestrato per un mese, chiedendo in cambio la liberazione di alcuni detenuti di altri gruppi armati, e poi lo liberano un mese dopo in cambio di una promessa di liberazione che poi non avviene, e questo porterà due anni dopo all'uccisione del magistrato che si era opposto alla liberazione di quei detenuti, e questo avviene a Genova. Dopodiché a Padova, invece, a giugno di quello stesso anno, due settimane dopo la strage di Brescia, che è una strage anche questa di matrice fascista, neofascista, anche questa secondo gli ultimi accertamenti giudiziari che ancora non sono finiti dopo 40 anni, nelle scorse settimane è stato ordinato un nuovo processo per la strage di Brescia a 40 anni di distanza dai fatti, però gli accertamenti che sono stati finora portano proprio un gruppo di neofascisti veneti che avrebbe organizzato, secondo l'ipotesi dell'accusa, questa strage. Due settimane dopo la strage di Brescia, a Padova le Brigate Rosse decidono di fare irruzione nella sede del Movimento Sociale, della Federazione del Movimento Sociale di Padova, appunto per rubare gli schedari, e come avete sentito anche dal racconto che ha fatto Silvia nel filmato, nel film, trovano dentro due militanti missini, li uccidono e se ne vanno. Le Brigate Rosse rivendicheranno questo duplice omicidio con un volantino in cui rivendicano l'antifascismo militante, come si chiamava allora, e cioè quindi il diritto di uccidere dei fascisti, anche perché considerati, non loro due in particolare, ma l'ambiente responsabile delle stragi cosiddetti di Stato, esecutori materiali, manovalanza utilizzata dallo Stato per
fare le stragi da attribuire poi all'estrema sinistra, secondo tutto quello schema che vi ho detto, e rivendicano questo attentato. Però che succede? Succede che quasi nessuno ci crede che le Brigate Rosse siano i responsabili di quell'omicidio, o che comunque le Brigate Rosse siano autenticamente rosse, perché proprio per il motivo che vi ho detto, proprio per il fatto che per 5 anni ormai, nel 74, la violenza politica era stata, diciamo, aveva subito questa invasione da parte delle stragi che venivano da destra, ma che venivano poi attribuite alla sinistra attraverso dei pistaggi di cui sono stati ritenuti responsabili anche appartenenti alle istituzioni in alcuni casi, appartenenti ai servizi segreti o agli apparati di sicurezza. Proprio perché c'era questo clima, anche le Brigate Rosse, nel momento in cui compaiono, vengono considerate non solo dall'estrema sinistra, ma anche dallo stesso Partito Comunista dell'epoca e anche dalla stampa di opinione cosiddetta borghese, giornali come La Stampa, Il Giorno, Il Messaggero, cioè non una stampa di partito, ma stampa che formava l'opinione pubblica libera, chiamiamola così, rispetto alle direttive dei partiti, non credeva che le Brigate Rosse fossero realmente rosse. Si pensava a una manovra, a una copertura di gruppi armati che in realtà volevano continuare quella stessa strategia della tensione iniziata con le bombe attraverso singoli fatti come l'omicidio degli omissini a Padova, per cercare di deviare. In particolare era in corso, in quel periodo c'era stato un referendum sul divorzio che aveva segnato la vittoria delle sinistre per il mantenimento della legge, ci sarebbero state le elezioni successive che avrebbero visto di nuovo l'avanzata del Partito Comunista e poi nel 76 ancora a livello nazionale. Per fermare questa avanzata qualcuno riteneva che le Brigate Rosse fossero una sorta di ulteriore provocazione da parte sia dei neofascisti sia da istituzioni o comunque apparati di sicurezza coinvolti nelle manovre delle stragi per delegittimare la sinistra. In realtà non era così. In realtà le Brigate Rosse sono un fenomeno autentico, sono state un fenomeno autenticamente di sinistra e rivoluzionario che a partire dal 74 con l'attacco alle istituzioni hanno vieppiù aumentato il livello di fuoco, alzando il tiro, decidendo nel 1976 di uccidere appunto il magistrato e il procuratore generale di Genova Coco, perché si era opposto alla liberazione dei prigionieri in cambio del giudice Sossi, e poi mettere in campo molti altri omicidi contro altri magistrati, avvocati, per impedire la celebrazione del processo contro i brigatisti a Torino, brigatisti arrestati, diciamo, delle prime azioni, e tanti altri episodi di violenza, appunto di omicidi studiati a Torino, fino ad arrivare nel 1978 al punto più alto dell'attacco allo Stato, che è rappresentato, come vi dicevo all'inizio, dal sequestro e dall'omicidio di Aldo Moro nel 1978, un fatto che devia il percorso della politica italiana e che incide profondamente sul futuro della politica italiana, perché quel discorso che Moro aveva iniziato con Berlinguer di portare il Partito Comunista dentro la maggioranza di governo, con la morte di Moro si interrompe, il Partito Comunista ritorna all'opposizione, comincia un'altra stagione politica di nuove alleanze tra la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, che poi andrà avanti nel corso degli anni Ottanta con i governi poi di Craxi, eccetera, eccetera. Quindi parte un'altra stagione politica, in parte determinata anche da quello che le Brigate Rosse hanno fatto in quel 1978. Se voi avete notato, l'attività delle Brigate Rosse va avanti in questa stagione fino per un altro decennio. L'ultima vittima di questo episodio, di questa fase degli anni di piombo, che dura circa 20 anni tra il 69 e l'88, sarà appunto il professor Ruffilli, ucciso nel 1988, ma quello sarà una sorta di lento
degrado, diciamo così, lento esaurimento della lotta armata, perché all'inizio degli anni 80, soprattutto per via di alcuni brigadisti che una volta arrestati decidono di collaborare con i magistrati e fanno arrestare molti loro compagni, dall'inizio degli anni 80 c'è una forte reazione da parte dello Stato che li arresta e quindi centinaia di persone finiscono in galera. Tutto questo provoca una minore capacità di incidenza da parte dei gruppi armati, che nell'ultimo periodo riescono a fare un attentato all'anno, mentre tra il 77 e il 79 hanno fatto decine e decine di attentati. Io adesso non sto parlando delle Brigate Rosse, ma lo stesso discorso si può fare per molte altre organizzazioni armate, da Prima Linea ai NAP, che erano finiti ancora prima, ad altri gruppi armati. E una cosa, dicevo, se voi avete visto nel film, a un certo momento gli obiettivi, e soprattutto a partire dal 78-79, non sono più né i fascisti, come all'inizio, né le istituzioni, o restano le istituzioni, ma insomma il potere in particolare della Democrazia Cristiana, che era e rimaneva il partito principale di governo, ma diventa la sinistra istituzionale, il Partito Comunista. Perché proprio a partire dal 77, dopo l'iniziale mistificazione, si può dire, che vi ho detto prima, cioè quando si riteneva che le Brigate Rosse non fossero in realtà Brigate Rosse, ma fosse un'altra cosa, a partire dal 77 anche dentro la sinistra, soprattutto istituzionale, anche dentro il Partito Comunista, come avete visto c'era quel signore Romito che era un militante poi alla fine del Partito Comunista, prendono coscienza di questa situazione e si oppongono a questa deriva non solo brigadista, che è la fase terroristica clandestina, ma di violenza diffusa che sta intorno alle Brigate Rosse, perché al di là del fatto che poi il cosiddetto teorema Calogero sul 7 aprile non ha retto giudiziariamente, e soprattutto si è scoperto che Toni Negri non era il capo delle Brigate Rosse, come invece all'inizio l'accusa sosteneva. Al di là di questo è chiaro che tutte le azioni terroristiche di cui vi ho velocemente detto hanno potuto avere una certa risonanza e una certa continuità, perché intorno c'era un clima di effervescenza e di favore che passava da tanta violenza diffusa, senza entrare in clandestinità, senza organizzare gruppi armati, senza affittare appartamenti, ma rimediando una pistola o semplicemente con altri strumenti di aggressione, si riusciva e si facevano decine di attentati e di agguati contro tanti altri obiettivi che in qualche maniera facevano da contorno all'attività dei terroristi e rafforzavano quest'idea della sovversione possibile. Ecco, spaventato da tutto questo, comunque consapevoli di tutto questo, a un certo momento anche il Partito Comunista comincia a fare argini o a tentare di fare argini contro questa situazione. E quindi tra il 77, soprattutto perché il segretario della CGIL fu cacciato in malo modo dagli autonomi dalla Università di Roma quando tentò di fare un comizio nell'università occupata, e poi nel 78 con il caso Moro e tutto quello che c'era intorno, nel 1979 quando addirittura le Brigate Rosse uccidono un operaio comunista, sindacalista della CGIL, colpevole di aver denunciato un suo compagno di fabbrica, sospetto brigadista, ma poi sospetto vero, perché lui era effettivamente un brigadista che rivendicò l'appartenenza alle Brigate Rosse. Ecco, questo determina un cambiamento di linea e quindi l'avversario di tutti, non solo dei brigadisti, ma anche di, per esempio, dei gruppi dell'autonomia padovana, diventano essenzialmente i comunisti e i sindacati, il Partito Comunista e i sindacati. Quindi una frattura all'interno della sinistra. Avete visto quel ragazzo che Silvia ha raggiunto in Francia, diceva che i nostri principali avversari erano quelli del servizio d'ordine della CGIL, e ci prendevamo ammazzate a ogni manifestazione con loro, proprio perché c'era questo scontro ormai all'interno della sinistra tra chi difendeva la via istituzionale e democratica e chi invece continuava a sostenere la via della sovversione e della violenza politica. Ecco, questa è sostanzialmente la storia grande, dentro la quale però poi ci sono le storie piccole delle singole persone
ridotte a simboli da abbattere, perché sulla strada della cosiddetta rivoluzione c'erano da fare questi omicidi e bisognava far vedere che c'erano dei simboli che venivano abbattuti. I primi simboli abbattuti in questa storia sono appunto i due militanti missini uccisi a Padova nel giugno del 1974. Voi avete visto che Silvia Giralucci ha fatto un percorso sostanzialmente, che poi ha riversato nel film, proprio alla ricerca dei motivi, non solo che hanno portato, e non tanto che hanno portato gli assassini di suo padre a sparare, ma che hanno portato anche suo padre a essere sul luogo dove è stato ammazzato sostanzialmente. Quindi un militante, una persona che ha 29 anni, nonostante avesse una moglie e una bambina di 3 anni, e nonostante fosse pienamente consapevole dei pericoli che si correvano a essere militanti di una frangia estrema, come era in quel momento il movimento sociale italiano nella situazione politica di quell'epoca, mettesse a rischio la propria vita per ideali politici, per sostenere idee politiche. E allora vorrei chiedere a Silvia adesso di raccontarci quello che, un po' l'abbiamo già visto nel film, ma insomma quello che ha capito di questa storia, è quello che la storia di suo padre e l'episodio in cui suo padre è rimasto coinvolto le ha insegnato da questo punto.